Questo è un dolce semplicissimo che si realizza in pochissimi minuti. È davvero perfetto per la prima colazione o per far portare a merenda i vostri bambini a scuola. Iniziamo lavorando 3 uova. Con un cucchiaino di estratto di vaniglia. Se non avete l'estratto di vaniglia, potete optare semplicemente per la vanillina. Quando le uova saranno ben spumose, andremo ad aggiungere 180 g di zucchero semolato. Aggiungiamo quindi 100 ml di olio di semi, 70 ml di caffè che non sia bollente, in 300 g di farina aggiungiamo una bustina di lievito, che andremo a setacciare. Andiamo quindi a versare il composto in uno stampo da 24 cm. Io utilizzo uno stampo in silicone che ho semplicemente oliato giusto per sicurezza, perché essendo lo stampo piuttosto grande e anche elaborato non vorrei avere difficoltà poi nell'estrazione del dolce. Se utilizzate un altro tipo di stampo potete eventualmente ricoprire con carta forno oppure imburrare ed infarinare. Andiamo quindi ad infornare a 180 gradi per 45 minuti circa, facendo ovviamente sempre la prova a stecchino per verificare la cottura del dolce all'interno. Io utilizzo un forno ventilato. Ed ecco la nostra ciambella al cappuccino pronta per essere servita. Ora non vi resta che decorarla con zucchero a velo se vi piace, oppure in alternativa preparare una glassa veloce con zucchero a velo e un poco caffè.